Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione. Oggi parleremo dell'assistenza al paziente anziano. Allora, nel corso del vostro tirocinio e poi in seguito quello che sarà il vostro lavoro, capiterà spesso di avere a che fare con la parte della popolazione anziana. Sappiamo che una parte della popolazione è numerosa, no? E che fa parte di quelle categorie di popolazione delicata, protette. È per questo che oggi affrontiamo questo argomento, per capire tutti gli aspetti dell'anziano, no? Avremo una visione a 360 gradi dell'anziano e di tutte le peculiarità che caratterizzano la terza età. L'aspettativa di vita è il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere. Nel XX secolo si è notevolmente elevata da una media di 47 anni più o meno nel 1900 fino a raggiungere nel 1990 i 75 anni circa. Ad oggi l'età media si è ulteriormente alzata. È per questo che troviamo un gran numero di anziani, soprattutto in Italia, no? Sappiamo. Le donne vivono all'incirca 7 anni più degli uomini. Veniamo nello specifico. La geriatria è la branca della medicina che studia la vecchiaia, appunto, e include la fisiologia, la diagnosi e il trattamento delle malattie tipiche dell'anziano. La gerontologia invece studia il processo di invecchiamento basandosi sulla biologia, la psicologia e la sociologia. L'OS geriatrico, cioè l'OS che si occupa principalmente degli anziani, è il campo appunto dell'assistenza che si specializza nella cura di queste persone, degli anziani. L'OS offre assistenza completa alla persona anziana con una conoscenza specifica dei processi dell'invecchiamento. L'assistenza in geriatria può essere erogata in strutture per malattie acute e croniche in ambienti comunitari. Troviamo varie strutture in cui si può trovare l'anziano, no? Magari strutture residenziali in cui l'anziano vive H24, proprio residente, oppure strutture semi-residenziali, ci vive solo una parte della giornata, ambulatoriali, eccetera, eccetera. Lo possiamo trovare in varie strutture. Qual è lo scopo principale dell'assistenza agli anziani? Lo scopo principale mira alla promozione, al mantenimento e al ripristino della salute e dell'indipendenza. Quindi, anche per l'anziano, ovviamente, vale lo stesso discorso. L'obiettivo, l'assistenza, è sempre quella di mantenere e ripristinare la salute e l'indipendenza dell'anziano. Non è detto perché sia anziano oppure nel fine della vita che non possa mantenere, no, un minimo di autonomia laddove ovviamente è possibile. Vengono identificate le energie disponibili dell'anziano e vengono utilizzate per aiutarlo a raggiungere il grado ottimale di indipendenza. L'OS, per l'appunto, qual è il vostro ruolo? Aiuta l'anziano a mantenere la sua dignità e la sua massima autonomia nonostante appunto i deficit fisici dovuti all'avanzare dell'età, perché vedremo nel corso di questa lezione quali sono, no, i deficit fisici, psicologici, neurologici che caratterizzano l'anzianità. L'invecchiamento è un evento esistenziale che abbraccia tutte le esperienze della vita. È necessario un approccio multidisciplinare ed olistico. Che cosa significa? Ovviamente l'invecchiamento, come ho già detto poco fa, non riguarda solo il fisico, no? Che va incontro a deterioramento, ma riguarda anche l'aspetto psicologico, sociale, neurologico dell'anziano.
Un buon invecchiamento psicologico comporta nell'anziano la capacità di adattarsi alle perdite fisiche e sociali ed emotive e di conseguire serenità e soddisfazione della vita. Un anziano, mano a mano, deve accettare i cambiamenti che porta all'invecchiamento, no? E anche questo fa parte dell'assistenza. Poiché nel corso degli anni alcuni cambiamenti dei modelli di vita sono inevitabili, la persona deve possedere abilità di adattamento e di resistenza. Possono essere presenti sottili pregiudizi e discriminazioni nei confronti degli anziani, basati su stereotipi, convinzioni semplificate e spesso errate. Le persone anziane, pur essendo un gruppo eterogeneo, vengono spesso giudicate con le stesse etichettature negative. Capita spesso, no, di sentire dire sono anziani, non servono più a nulla, eccetera, eccetera. Ovviamente queste sono convinzioni sbagliate, ok? Perché l'anziano fa parte della società così come ci fa parte il bambino, l'adulto e è importante per la società l'anziano. Proprio in questi giorni purtroppo lo stiamo scoprendo, no? Perché siamo stati colpiti da questa purtroppo pandemia e i più colpiti sono proprio gli anziani perché sono i più fragili. Però non per questo è meno grave, anzi noi dobbiamo in primis tutelare la parte più fragile della nostra popolazione, soprattutto nei momenti di difficoltà. I modelli di coping, l'abilità di adattarsi allo stress, sono sviluppati nel corso di tutta la vita e rimangono coerenti. Cioè, il coping che cos'è? La capacità di sapersi adattare ai cambiamenti, no? Le abilità di una persona di adattarsi ai cambiamenti, appunto, e prendere decisioni sono tutte determinate dalle esperienze passate. Tuttavia, in un breve periodo si possono accumulare delle perdite che possono sovraccaricare la persona. L'anziano ovviamente è più sottoposto a perdite per l'avanzare dell'età, perdite sia emotive, familiari, eccetera, eccetera, perdite sia nella funzionalità. Prima riusciva a guidare, per esempio, oggi non ci riesce più. L'anziano deve sapersi adattare ed affrontare questi cambiamenti. Ecco qui che la nostra assistenza si basa anche su questo, no? Sull'aiutare l'anziano a saper accettare determinati cambiamenti. Vediamo quali sono gli agenti stressanti della vecchiaia. Ovviamente, in primis, le alterate capacità fisiche, perché il fisico, fisiologicamente, quindi normalmente, va incontro a determinate cambiamenti, perché è così che funziona il nostro corpo nel corso della vita, subisce dei cambiamenti. L'aspetto, la disabilità delle malattie croniche, per chi ha malattie croniche, pensate per esempio al diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, perdite di reddito e di ruolo. Un anziano che è andato in pensione, magari abituato a una vita molto attiva, lavorativa, va aiutato sotto l'aspetto psicologico magari. La morte di persone care, come abbiamo già detto. Vediamo il processo di invecchiamento, quindi fisiologicamente cosa succede al corpo che invecchia, tutti i vari aspetti. Allora, l'invecchiamento avviene per due fattori, il fattore intrinseco ed estrinseco. Il fattore intrinseco sono quelle modificazioni geneticamente programmate, cioè le nostre cellule invecchiano e quindi c'è il processo di invecchiamento.
Invecchiamento estrinseco invece legato a fattori esterni alla persona, al fisico, no? Come può essere la malattia, l'inquinamento a cui siamo sottoposti, la luce del sole, per esempio. E ovviamente i fattori estrinseci possono essere controllati, ridotti, ok? Vediamo le varie modificazioni che avvengono nel nostro organismo con l'invecchiamento. In primis vediamo le modificazioni che riguardano il sistema vascolare. Tra le più note troviamo le cardiopatie, cioè le malattie legate al cuore e ai vasi sanguigni, sono la principale causa di decesso nella popolazione anziana. Ovviamente parliamo di dei nostri paesi, non paesi sottosviluppati, ovviamente, no? Le valvole cardiache spesso si spessiscono e si irrigidiscono, perciò il cuore perde la sua elasticità. I depositi di calcio e di grassi si accumulano all'interno delle pareti arteriose, le vene diventano più tortuose. Sebbene la funzionalità venga mantenuta, il sistema cardiovascolare ha poche riserve e la sua capacità di rispondere allo stress si riduce. Vediamo, queste sono alcune delle malattie cardiovascolari più diffuse negli anziani, ok? Ricordatevi che le malattie cardiovascolari nei paesi come l'Italia sono la prima causa di morte per gli anziani. Tra queste troviamo le aritmie cardiache, le coronariopatie, arteriosclerosi, l'ipertensione, infarto del miocardio, ictus, ok? Quindi queste sono le malattie più diffuse. Vediamo come si possono limitare queste malattie cardiovascolari. Attraverso un regolare esercizio fisico, ovviamente appropriato all'età e al fisico del paziente. Una dieta appropriata nell'anziano è importantissima, la dieta, controllo del peso, regolare misurazione della pressione arteriosa, interruzione del fumo fondamentale, ok, in tutte le fasce d'età, ma soprattutto nell'anziano. Cambi di postura da distesi e seduti, ok, soprattutto questo riferito ai pazienti allettati. Vediamo invece la fisiologia dell'invecchiamento riferita al sistema respiratorio, ok? Che succede nell'anziano? C'è un aumento del diametro toracico antero-posteriore, lo schiacciamento delle vertebre dovuto all'osteoporosi, per esempio, calcificazioni delle cartilagini ridotte, quindi mobilità costale ridotta, una diminuita efficienza muscolare, una rigidità polmonare. Tutto ciò può portare a difficoltà respiratorie, ok? Con conseguente diminuzione dello scambio di ossigeno e anidride carbonica. Quali sono le attività che possiamo mettere in atto in questo caso? Esercizio fisico, vedete, è sempre presente, sempre adeguato alla persona. Appropriato apporto di liquidi, questa è una cosa importantissima per gli anziani, cioè una corretta idratazione. Perché? Perché gli anziani vanno incontro facilmente a disidratazione, ok? Proprio perché la loro pelle è meno elastica, quindi vanno incontro facilmente a perdita di liquidi. E poi tendono a non avere sete e quindi spesso bevono pochissimo. Vaccinazioni regolari, ok? Il vaccino è importantissimo. Perché? Perché sono soggetti che vanno incontro più facilmente all'influenza, infezioni, eccetera, eccetera. Quindi la vaccinazione per gli anziani è molto importante. Evitare sempre il fumo, ovviamente. Vediamo le modificazioni che riguardano il sistema tegumentario, cioè la pelle, la cute. Con l'anzianità vengono a modificarsi le funzioni e l'aspetto della cute anche.
La pelle, che è composta dal derme e all'epidermide, si assottigliano, come abbiamo già detto in precedenza. Diminuisce l'elasticità della pelle, il collagene si irrigidisce, diminuisce anche il grasso sottocutaneo per soggetti non obesi, ovviamente, diminuisce anche i pigmenti dei capelli. La cute è più secca, abbiamo detto, e più soggetta a irritazioni. Questi cambiamenti riducono la tolleranza per le temperature alte o basse o l'esposizione al sole. Alla luce di questo, vediamo le attività che possiamo mettere in atto per la promozione di una sana funzione della pelle. Evitare di esporsi al sole o quantomeno non esporsi al sole nelle ore calde o esporsi al sole laddove è possibile, con creme solari protettive ad alta protezione, utilizzo di creme idratanti perché abbiamo detto la cute dell'anziano è meno elastica, più secca, più disidratata. Evitare lunghi bagni in vasca perché proprio per questi motivi che abbiamo già detto, lunghi bagni in vasca, stare tanto tempo immersi in acqua, la pelle tende a macerarsi proprio, no? Qui è ancora più importante, l'abbiamo già detto, mantenere un adeguato apporto idrico, ok? Dai 1500 ml ai 2000 cc sta per ml, la stessa cosa, che equivalgono a 8-10 bicchieri da 200 ml circa. Quindi l'anziano deve assumere minimo 1500 ml di liquidi. 1,5 litri al giorno almeno. Vediamo le modificazioni che avvengono nel sistema riproduttivo degli anziani. Prendiamo in considerazione prima le donne. Ovviamente c'è una modificazione ormonale con la menopausa, quindi c'è meno produzione di ormoni, estrogeni e progesterone, cessano proprio con l'avanzare dell'età. Per quanto riguarda la vagina, c'è un assottigliamento delle pareti, diminuzione della grandezza, perdita di elasticità, diminuzione delle secrezioni, secchezza e prurito, atrofia di utero ed ovaie, diminuzione del tono muscolare, poco ossigeno, rilassamento vaginale. È frequente nelle donne anziane, può capitare soprattutto per chi ha avuto tanti parti naturali, che ci sia il prolasso uterino, ok? Che si risolve con l'operazione. Negli uomini, ugualmente, troviamo delle modificazioni al sistema riproduttivo, diminuzione di pene e testicoli, abbassamento del livello di androgeni, eventuale disfunzione erettile in concomitanza con patologie cardiovascolari, come il diabete, disordini neurologici, eccetera, eccetera. Queste sono le azioni che possiamo consigliare, per le modificazioni che riguardano il sistema riproduttivo. Ovviamente, particolare attenzione, lo sappiamo, se si assumono farmaci per disfunzione erettile vanno sempre prescritti dal medico perché comunque possono avere delle conseguenze per chi soprattutto soffre di malattie cardiovascolari. Vediamo le modificazioni al sistema urogenitale. Continua a funzionare in maniera adeguata anche se vi è una perdita di nefroni. I nefroni, vi ricordo, è l'unità morfo-funzionale del rene, ok? Le modificazioni, cioè deputati alla produzione di urina. Le modificazioni della funzione renale includono minore velocità di filtraggio, diminuzione della funzione tubulare, con conseguente minore riassorbimento e concentrazione delle urine.
La donna anziana spesso soffre di incontinenza da stress e da urgenza, oppure dovuta magari a un principio di prolasso uterino che abbiamo detto prima, cioè che abbiamo visto prima. L'uomo anziano può essere affetto da iperplasia della prostata benigna. Questo nell'uomo anziano succede frequentemente. La prostata si ingrandisce e quindi fa sì che ci siano delle disfunzioni nella diuresi. Anche qui è importante un'adeguata assunzione di liquidi che aiutano a ridurre le infezioni a livello urinario e vescicale, no? Avere facile accesso ai servizi igienici, quindi urinare ogni 3-4 ore quando si è svegli e praticare esercizi dei muscoli pelvici. Per esempio, il fisioterapista può anche consigliare una ginnastica pelvica, soprattutto alle donne che presentano prolasso uterino, qualora ancora non fosse così grave da operare, per esempio. La stipsi, che è la stitichezza, può contribuire a favorire l'incontinenza, quindi è necessario suggerire l'assunzione di una dieta ricca di fibre. Anche qui l'alimentazione è importante. Vediamo per l'appunto le modificazioni che avvengono al sistema gastrointestinale. Le alterazioni del sistema gastrointestinale hanno ripercussioni sull'alimentazione e quindi sulla nutrizione. Vengono a modificarsi le funzioni sensoriali, le malattie peridentali legate alle carie, alla caduta dei denti. I disturbi possono essere più frequenti, senso di ripienezza, bruciori gastrici, dispepsia. Cioè non si riesce a digerire come magari si digeriva prima. Può esserci una diminuzione della motilità gastrica, cioè ritardo nella digestione proprio, no? Riduzione della produzione degli acidi e di pepsina, con conseguente ridotto assorbimento di ferro, calcio e vitamina B12. Abbiamo visto quando abbiamo fatto la digestione che queste cose vengono appunto assorbite nella fase della digestione. Con l'età tutto questo potrebbe modificarsi, quindi si va incontro anche a carenze vitaminiche. La stipsi, abbiamo già detto, è uno dei più comuni disturbi che può provocare una diversa sintomatologia: fastidio addominale, flatulenza, diarrea con presenza di fecalomi. Attenzione, una stipsi prolungata può portare alla presenza di fecalomi, cioè feci indurite, feci talmente dure che non si riescono ad espellere, che vanno rimosse manualmente dall'infermiere. Ok, però non ci si dovrebbe arrivare al fecaloma, si dovrebbe agire prima. Di solito quando sono 3-4 giorni che il paziente non evacua, si fa presente al medico che prescriverà, no? Dei lassativi, una peretta, un clissere, okay, che effettuerà l'infermiere. Si può andare incontro dall'altra parte invece incontinenza fecale, cioè non si controlla più lo stimolo delle feci. Quali possono essere le cause? Mancanza di massa alimentare, perché magari mangiano poco. L'uso prolungato di lassativi neanche va troppo bene, perché poi il corpo si abitua all'uso di lassativi e quindi senza non riescono più ad evacuare. Ignorare l'urgenza di defecare, l'inattività, l'immobilizzazione, per esempio l'allettamento, può provocare stipsi con conseguenti fecalomi. L'insufficiente apporto di liquidi, le feci ovviamente diventano più dure e più difficili da espellere. Effetti collaterali dei farmaci, perché spesso gli anziani prendono tanti farmaci, un mix di farmaci che inizialmente possono provocare stipsi.
È per questo che una corretta dieta e idratazione favoriscono anche una corretta evacuazione. Vediamo infatti quali sono le attività che possiamo mettere in atto in questo caso. Controlli dentali, perché se non c'è una dentatura sana è difficile anche assumere il cibo. Pasti poco abbondanti e frequenti, proprio perché si riduce nell'anziano la capacità di digestione, è giusto fare dei pasti meno abbondanti. Dieta ricca di fibre, abbiamo già detto, e a basso contenuto di grassi. Ingerire, come abbiamo già detto, lo stesso una quantità di liquidi adeguata. Regolari abitudini intestinali, cioè favorire l'evacuazione sempre alla stessa ora, con tranquillità. Evitare l'uso di lassativi per i motivi che abbiamo già detto, qualora non fosse strettamente necessario. Vediamo le modificazioni che avvengono a livello dell'apparato muscoloscheletrico. Dai 40 anni in poi, soprattutto nelle donne, vi è una perdita di massa ossea, soprattutto nelle donne, perché? Perché con la menopausa c'è una diminuzione degli ormoni, quindi maggiore rispetto agli uomini, quindi vanno più incontro facilmente ad osteoporosi, che però colpisce anche gli uomini. L'osteoporosi spesso è associata da una inattività e da un adeguato apporto di calcio, ok? Per questo che soprattutto nelle donne con l'arrivo della menopausa è consigliabile assumere una maggiore quantità di calcio. Con l'osteoporosi che succede? Aumenta il pericolo di fratture, ok? Soprattutto per le fratture alle vertebre dorsali, l'omero, il braccio, quindi il radio, e alla gamba, femore e tibia. Con l'età, con l'avanzare dell'età, si ha un abbassamento della statura dovuto a cosa? A modificazioni della spina dorsale per osteoporosi, cifosi, modificazioni delle anche e delle ginocchia. Tutto ciò influisce negativamente sul movimento, sull'equilibrio e sulla funzione degli organi interni anche. Anche i muscoli perdono la loro tonicità ed elasticità, diminuiscono di dimensione e di forza. La lombalgia, il classico mal di schiena, è un fenomeno molto frequente. Le cartilagini anche si assottigliano, si deteriorano, è per questo che anche si hanno difficoltà nel muovere le articolazioni. Cosa si può fare per la salute scheletrica? Si possono consigliare elevate assunzioni di calcio e un adeguato esercizio fisico proprio per rafforzare le ossa e i muscoli. È per questo che la nostra assistenza volge soprattutto a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè al mantenimento di quelle che sono le funzioni e dell'autonomia. Anche per un paziente allettato, questo è importante, non è detto perché sia allettato non debba muoversi. Lo vedremo poi nelle altre lezioni sulla mobilizzazione, per esempio, è importantissima una corretta mobilizzazione quotidiana del paziente allettato, anche col fisioterapista, 1 o 2 ore di ginnastica al giorno a letto, sono importanti per mantenere quelle funzioni residue anche, ok? Anche al sistema nervoso avvengono delle modificazioni con l'anzianità. La struttura e la funzione cerebrale cambiano con l'età perché c'è una perdita di massa cerebrale. Il sistema nervoso, lo vedremo quando faremo il sistema nervoso, è formato da neuroni, che sono le cellule del sistema nervoso, che i neuroni vanno incontro a invecchiamento e a deterioramento e non si rinnovano purtroppo.
Quindi c'è un rallentamento nell'anziano in tutte quelle che sono le sue attività e anche attività intellettive. È per questo che, a causa di questo rallentamento del tempo di lezione, espone l'anziano al rischio di cadute e di lesioni. Attenzione però, perché l'improvvisa insorgenza di uno stato confusionale nell'anziano che fino al giorno prima era stato lucido può essere indice non necessariamente di una demenza, ma in questo caso di un'infezione, di un cambiamento, di qualcosa di causa fisica non neurologica. Vediamo le modificazioni che avvengono al sistema sensoriale. La perdita di sensibilità colpisce tutti gli organi sensoriali. Per esempio, l'anziano non riesce più a leggere o guardare la TV come prima, ha bisogno degli ausili, degli occhiali. Spesso gli anziani, anche a livello uditivo, hanno delle modificazioni, non sentono più come prima. In questo caso si possono consigliare l'utilizzo di protesi acustiche. Anche a livello del gusto ci sono delle modificazioni. Qui vediamo tutte le modificazioni che possono avvenire a livello della vista. Queste invece sono le modificazioni che avvengono a livello uditivo. Disturbi della salute mentale. Gli anziani si rivolgono molto meno rispetto ai giovani per sintomi relativi alla salute mentale, perché spesso non se ne accorgono, oppure si vergognano, oppure sono soli. È importante che il personale sanitario riesca a sostenere e trattare le persone che manifestano cambiamenti evidenti di affetti e di intelletto. L'OSS, insieme all'infermiere, può essere l'unico sanitario che ha contatti con l'anziano, che se ne accorga, oppure a cui l'anziano si rivolge. Spesso l'anziano può andare incontro a depressione. Quali sono i segnali che ci possono far pensare a una depressione? Tristezza, affaticamento, diminuzione della memoria, della concentrazione, disturbi del sonno, dell'appetito, fino ad arrivare a propositi di suicidio. Attenzione perché la depressione è molto frequente nell'anziano, soprattutto negli anziani magari soli. Spesso però non viene diagnosticata né trattata. E quindi sta a noi, che siamo gli operatori più a contatto diretto con l'anziano, che dobbiamo accorgerci di questo stato depressivo. Qui troviamo altri disturbi della salute mentale, tra cui il delirio. Per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima lezione. Grazie.